Ben ritrovati ragazzuoli, oggi video combo un po' random. Questa è la repro che vi ho fatto vedere l'ultima volta nell'ultimo video, gli ho fatto la label, ho optato per una soluzione abbastanza classica, sono contento di come è venuta, mi piace. Questa invece è la mia ultima repro per Sega Master System, Ninja Princess, un gioco per SG-1000, nonché una conversione d'arcade. Il gioco arcade, se non sbaglio, si chiama Sega Ninja, ma non ne sono sicuro, nel caso ne sapete di più correggetemi. Nonché è il prequel di The Ninja, il gioco per sempre per Sega Master System. Proviamo a stare però su questo Master System, un Master System in più che avevo, che ho modificato con le uscite RCA, Switch 50-60Hz e Switch per cambio lingua. Infine ho aggiunto anche un LED qui sul power. Allora, lo proviamo subito, proviamo Ninja Princess, così vi faccio vedere un po' di gameplay. Proviamo questo Ninja Princess. Come vedete questo logo è diverso, appare su tutti i giochi per SG-1000. Ah, mi ero dimenticato di dirvi che questo è un gioco tradotto, infatti nell'originale queste scritte sono in giapponese. Noi siamo la principessa Kurumi, se non ricordo male. Il gioco è molto simile a The Ninja, un po' più primitivo. Col tasto 1 spariamo a seconda della direzione in cui camminiamo, mentre invece con il tasto 2 spariamo sempre dritto, anche se camminiamo in obliquo, orizzontale, in verticale. Invece se spingiamo tutti e due i tasti insieme ci possiamo camuffare per un attimo, diventare invisibili più che altro. Con la pergamena invece il power up. Comunque il livello di difficoltà di questo gioco è davvero incredibile. Ora c'è il boss. Ok. Ovviamente, come vedete, più si va avanti più la difficoltà diventa imbarazzante. E niente, questo è tutto. Se avete qualche domanda scrivetemi pure nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Bella! Cazzo!